Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Blood Omen 2, Legacy of Kain Series, dove oggi cominciamo la missione del porto. Dovrebbe essere collegata, se non sbaglio, all'ultima missione, ovvero la missione finale, ma non ne sono certo, per cui intanto cominciamo e poi vediamo quello che sarà. Allora, cominciamo con l'eliminare innanzitutto questi Seraphon. Tanto la nebbia non si eleva con le kill, si leva solo quando succhiamo il sangue. Quindi eccolo qui, ci ha notato il nostro amichetto, che fa la stessa fine, con il cuore strappato dal petto. Qui avviciniamoci verso l'ultimo dei cavalieri, che fa la stessa fine. Rapido e indolore. Qui però dobbiamo stare attenti perché la luce potrebbe sgamarci nel momento in cui andiamo a bere il sangue. Quindi ecco, aspettiamo che passi la luce. Esatto, e ora possiamo abbeverarci. Qui stessa cosa. Madonna mia, pelo. Prendiamoci un'arma. Qui la signora non sa quello che fa. Che poi ha il pizzetto, la barba, come ha combinato. Strana sta signora. E noi andiamo avanti. Primo checkpoint. Nessuno può entrare senza parola d'ordine. È calata la nebbia e nessuna nave salperà finché il faro non verrà riacceso. Quindi il faro deve essere La settimana riacceso. scorsa costavano 20 al chilo. La settimana scorsa. Qui a potenziamento. Tra l'altro, questa prima fase la sto registrando di nuovo perché, come al solito, il gioco si è frizzato. Quindi purtroppo a volte non so perché effettivamente capita, ma dopo un paio di registrazioni succede che praticamente il gioco si frizzi e mi faccia perdere tutto. No! Vedi, non mi danno il tempo di... Non mi danno letteralmente il tempo di poter sfuggire all'attacco. Bene. Piccolo Lord dei Sarafan, fai una brutta fine. Lì ce ne sono altri due. Qua non c'è molto che possiamo fare, quindi ecco lì però c'è una scala. Quindi vediamo cosa c'è qui dentro. Ah, qui si deve far passare dell'energia. Qui non c'è. Beh, sicuramente l'energia sarà qua sotto, protetta magari da qualcuno. Madonna, quanto... Cioè, devo fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta. Quindi, qua passa la prima. Qui
Qua faccio passare la seconda. Qui faccio passare la terza. Ok, e qui si attiva l'energia. Bene. E questo dovrebbe essere il faro, esatto, che adesso finalmente parte. Lì c'è una cassa che dobbiamo prendere, lì ci sono i due guerrieri Sarafan che dobbiamo sconfiggere, perché sennò non la possiamo prendere. Ecco, ci hanno visto, benissimo. Ma come se la ride? No. Ecco, questo è buono perché... Allora, questo immolazione. Bene, aspettiamo che si stanchi. Beh, oddio, non sono difficili da sconfiggere questi. Sono molto simili ai colleghi Sarafan, quelli più vecchiotti, no? Se ci fate caso. Benissimo. Qui prendiamo tutto. Il porto, dicono che è per la nebbia, ma mi serve la mia barca. Dagli la parola d'ordine, Stella del Nord. Mi lascerà passare. Grazie, amico, ti sono debitore. Ok, e quindi adesso sappiamo anche la parola d'ordine. Quindi non solo il faro è stato riattivato, ma abbiamo la possibilità di entrare al porto. Allora, qui intanto c'è una bella scalinata che... Ecco, possiede un altro power up. Siamo già a metà praticamente dei power up. Qui possiamo ritornare indietro. Benissimo, ci siamo aperti la strada e qui possiamo dare la parola d'ordine. Ancora tu, parola d'ordine. Stella del Nord. Va bene, entra. Qui non c'è nulla. Qui c'è un bel power up. Madonna mia, quanti ne stanno rilasciando. Cioè, penso che con tutti questi power up, anche se non li avessi trovati per tutto il gioco, comunque un bel po' di HP li avrei a fine gioco. Allora, ecco, qui c'è una bella telecinesi. Oddio, stavo per cadere. Ah, c'era da azionare lì, ecco, vedi. Ah sì, vabbè, che cosa concludo? Questo è quello che ha la luce. Quindi mi vede lo stesso. È ora di morire.
Bene. Cambiamo arma perché tanto quella era abbastanza usurata. C'è una cassa che non so effettivamente come possa essere utilizzata. Vediamo se magari c'è qualche buco in alto per... E allora a sto punto dobbiamo spostarla. Ah, ecco, vedi qua c'è, forse possiamo farla cadere qui. Esatto. È chiuso, però mi sa che qua con la cassa si può aprire. C'è una sorta di interruttore, giusto? Vediamo se è così. Sì. Esattamente. Qui facciamo attenzione. Ehi, cosa volevi fare, eh? Beh, oddio, non sono difficili questi, perché comunque se vanno solo ad attacchi... Oddio, cioè, se vanno sempre ad attacchi speciali... Si possono parare un po' più facilmente rispetto agli attacchi normali, perché tu comunque schivi subito, sai che fanno solo gli attacchi speciali e allora va bene. Se però ti fregano con gli attacchi normali, loro fanno comunque combo molto lunghe, quindi si rischia di farsi male. Allora, qui c'è un bel power up per l'arma che io sinceramente andrei a prendere. Non fa mai schifo. Stai lontano. Non temere. Sei Kane. Mi hanno mandato ad aiutarti. Devi sistemare il faro in modo che la nave dei rifornimenti Sarafan attracchi e il ponte levatoio si abbassi. Io posso aprire le porte scorrevoli che ti porteranno all'ormeggio, ma prima devi spegnere il faro, altrimenti mi vedranno. Ci vedranno. E ci uccideranno. Cosa? Quindi devo spegnere il faro? Come? Dopo che lo dovevo accendere? Adesso lo devo spegnere? Altro power up. Quello nel frattempo che già mi vede, ma farà una brutta fine perché ho l'immolazione carica. Oddio. Sì, va bene, ok. Niente, non ci posso entrare. Ci sono altri nemici. Qui c'è un bel power up. Ah!
Ok. Capo che si sta usurando anche questa spada, ma vabbè. Allora, qui c'è un glifo che si attiva a destra o a sinistra, ma devo capire bene. Allora, qui è attivato per il momento, quindi se giro questa ruota non la posso girare. Se invece faccio così, ecco, trasferisco l'energia dall'altro lato, quindi qua si è chiusa, qua adesso si apre, giusto? Sì. Oh, ok, spento il faro. Benissimo. Quindi adesso possiamo tornare indietro. Aspettate che qui nel frattempo che volevo controllare, no, non c'è niente. Ok. What? Ho chiuso a chiave. Te l'ho detto, era grande. Hai sognato, Ado. Lo giuro. L'hai perso quando il faro si è spento. Ma scusa, ma adesso che il faro si è spento, non dovevo tornare da quello là? Chi mi aveva detto... però non lo posso fare. Ah, adesso sì. Ah, ho girato. Ho girato praticamente il faro. Forse adesso lo devo riaccendere. Vedi, sì, infatti, perché così la nave può attraccare e abbassano il ponte levatoio, quello dove c'è il soldato morto e loro tipo tranquilli, no vabbè, attraccate, non c'è problema. Ah, ok. E oddio, un po' complicato, cioè diciamo non complicato, però diciamo un po' complesso come cosa. Perfetto. Ehi là. Oddio. Addirittura due di super. Muori, debole. Cazzo. Non me la fanno. Diciamo che il fattore positivo è che possiedono comunque tanto, tanto sangue, quindi...
Un Sarafan normale. Da quanto tempo? Vabbè. Ok, però abbiamo caricato praticamente tutta l'immolazione, per cui il prossimo avversario è praticamente KO già ancora prima di combattere. E lì stiamo attenti che c'è il faro, quindi no. Ci sono dei briganti, credo che siano questi. Ah, sì, questi già li abbiamo incontrati. Possiedono anche parecchio sangue. Beh, possibilmente messi perché magari pensavano che giustamente il cavaliere, quello la Sarafan, potesse fare parecchi danni, quando in realtà non è così. Ah vabbè, qui non è inutile. Qui ci sono prigionieri che non possiamo liberare. Ma qua siamo, dove siamo? Dentro una nave? Dove siamo? No, non credo. No, no, questa è una struttura. Allora, qua che succede? Nulla. Poi qui portiamo avanti. Ah, ecco, si devono spostare. Ecco, ora avanti. Poi sinistra. Poi ancora sinistra. Poi dritto. Poi destra. Esatto. Quindi abbiamo liberato un Hilden. C'è un... che ha sfondato il cancello. Ok, sfondatini. Andiamo. Aspetta, qua cosa c'era? Nulla. Attenzione al faro. Non facciamoci beccare. Eccola Uma. Aia, sta sanguinando. Rieccomi qua, Uma. Kane. Sì, Kane. Non eri tu che volevi mettere in ginocchio il signore dei Sarafan? Credevo. Lo so. Pare che avessi torto. Non posso lottare da sola. Sei stata coraggiosa a provare. Kane, sto morendo. Sì, è vero. Mi serve il tuo sangue, ti prego, puoi salvarmi. Lo so. Dimmi, ragazza, mi vedi come signore di Nosgoth? Sì, sì, ora ti vedo. E credi che Nosgoth sia legittimamente mia? Sì, ci credo, Kane. Ti prego. Allora puoi morire con la verità negli occhi. No. Non avresti mai dovuto tradirmi. Avresti potuto essere la mia regina. Kane. Ora mi hai lasciato solo. Bravo, Kane. Così si fa. Morte ai traditori. Bravo, hai agito bene. Allora, qui... Allora, abbiamo recuperato la pietra d'unione. Quindi già, questa è una grandissima cosa. Uma è morta. Bene. Perché... Quando... Allora, la prima volta che l'ho giocato... E ho visto che Uma praticamente mi aveva strappato la pietra d'unione e... Praticamente a modo suo mi voleva perculare.
Mi sono veramente incazzato. Ok, e questi ce li siamo tolti dalle palle. Oppure la spada che si sta sfasciando, quindi ora la cambiamo subito. Ora tu, se non mi apri la porta, t'ammazzo. Capito cosa devo fare. Allora, prima questa, così spostiamo. E questa così lo... Esatto. Avevo detto che se non mi facevi passare t'ammazzavo. Tu non mi ascolti. Ho voluto fare il figo. A te ti ringrazio. Ok, qui salviamo per non saper leggere e scrivere prima che mi si pianta il gioco. Questi noi basta che li attacchiamo una volta, loro già hanno l'attacco carico, quindi noi poi li evitiamo. Capito? Easy. E li facciamo fuori. Cioè, così funzionano questi. Sono molto più semplici rispetto agli altri, perché qui almeno ti danno la possibilità di cambiare subito l'attacco. Allora, vieni qua. Ah no, cazzo. Mi dispiace. Immolazione OP. Basta che li attacco una volta, loro si parano, fanno l'attacco speciale, eviti. Easy. Cioè, non hai bisogno praticamente neanche di parare. Cioè, tu basta che attacchi, schivi, attacchi, schivi, attacchi, schivi, fine. Cambiamo l'arma. Qui bel power up. Dai che tra poco ci siamo. Facciamo un altro potenziamento. Altro checkpoint subito. Qui non c'è nulla. Lì c'è un altro avversario. Facciamolo fuori subito. Subito attacchi.
come osi. Vabbè, ma che cazzo è? Mi spara le frecce da 20 km. Che poi da dove me le spara? Dalla barca? Dove cazzo me le sparavo? Fortuna che mi sono lasciato questo qua ancora da ciucciare. Almeno siamo full. Non è che spara ste frecce. Come osate spararmi ste frecce? Stupidi babbei. Ma non è che devo fare un saltino? E mi sa di sì. Bel saltino. Bel saltino, ino. Sì, vedi, dalla barca le sparano. Dalla barca sparano le frecce. Pezzi di infami. Aia. Ma che cazzo? Maledette frecce. Cioè, sto saltando da una spiaggia all'altra. Muri invisibili, tra l'altro. Poi. Ah!
Qua ho dovuto giocare un po' più safe. Ho preso delle hit di troppo dalle frecce. Oh, finalmente. Altro checkpoint. Ok, qui c'è una porta. Ma io voglio salire perché vediamo se sopra c'è qualcosa di fresh. Qua non c'è Nukaz. Qua sì, un potenziamento mini che però forse basta per il level up. Yeah. Ok, qui non c'è nulla. Vabbè, qua sicuramente. Oddio, no, sono sceso? Sì. Qua è chiuso. E allora devo andare di sopra. Era giusto dove ero andato. Chiedo prima. Scusa. Chiedo scusa, però sei in mezzo alle palle. Ecco, così ho sbloccato la porta. Bene, bene, rifocillami. Allora, di là non ci posso andare, quindi andiamo di qua. Fullami, fullami. Cosa c'è? È là un bel power up piccolo, però c'è. Ecco. Devi far uscire i demoni dalla sua gabbia, quindi usa la gabbia vuota per salire sulla nave. E ok, stai attento. Adesso facciamo un bello scherzetto.
Madonna, l'ha one shotato. Cioè proprio non gli hanno fatto un cazzo. Ok, quindi adesso io devo fare di nuovo così per scendere la gabbia. Io mi ci metto dentro. Adesso la faccio risalire e mi faccio imbarcare. Mentre invece quel demone chissà dove se ne sarà andato, così via. Allora, qui in teoria siamo già nella, praticamente nella fase finale, perché qui è la parte finale, solo che non so effettivamente quanto abbia registrato. Quindi faccio così, stacco, qualora avessi registrato poco vedrete la puntata unita, altrimenti saranno due puntate separate. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.